Quali saranno gli sviluppi nel futuro di Fab? Cosa ci aspetterà nella versione 2.0? E a cosa servirà? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Lo scorso 12 aprile, sul sito ufficiale di Flesh and Blood, James White si è fatto portavoce della Legend Story Studios per annunciare grandi cambiamenti nel prossimo futuro del gioco. In tre parti ben distinte, l'articolo, ve lo lascerò in descrizione, è andato a spiegare nel dettaglio tutto ciò che accadrà su Wraith e le novità che arriveranno per il 2022, con uno sguardo anche agli anni a venire, che proietteranno ogni singolo combattente in un vortice di novità senza precedenti, atto a migliorare l'esperienza ludica di ogni singolo giocatore, non lasciando nulla al caso. In questo video, infatti, andremo a ripercorrere in modo sintattico ogni aspetto del comunicato, esprimendo infine anche un piccolo parere personale su tutto ciò che la LSS sta facendo per portare Fab a livelli sempre più alti. Prima di iniziare, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Dateci una mano. Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. E dato che oggi, domenica 17 aprile, ecco che la regia ha cambiato musica di sottofondo, è il mio compleanno, per me tutto ciò rappresenterebbe davvero un grande regalo, quindi grazie infinite in anticipo a tutti voi. Inoltre, solo per le prossime 48 ore, dal Gold Store Talenti di Roma riceverete il 15% di sconto utilizzando il codice ARCONTE33. Troverete tutti i riferimenti per procedere agli acquisti in descrizione. Ed ora scopriamo assieme cosa accadrà una volta che Flesh and Blood entrerà nella sua fase 2.0. Andiamo a dargli un'occhiata. Che cos'è Fab 2.0? L'annuncio da parte della LSS è stato suddiviso in tre parti ben distinte che hanno risposto a questa domanda, trattando ognuna un settore del gioco ben preciso. La prima ha parlato della distribuzione di prodotti atti ad includere nuovi mercati a livello internazionale, buttando un occhio anche agli articoli in uscita negli anni a venire. La seconda, che si è concentrata sullo sviluppo di nuovi strumenti utili a migliorare l'esperienza ludica di ogni singolo combattente. E la terza, che ha illustrato più nel dettaglio lo sviluppo che riguarderà il settore competitivo. Partiamo quindi dal principio, esplorando più da vicino le novità che porterà con sé Fab nei prossimi mesi. Primo punto, le novità in arrivo per il mercato. Quando è stato rilasciato al pubblico nel lontano 2019, Fab ha avuto sempre due diversi prodotti per ogni nuovo set immesso in mercato. La prima edizione, dedicata principalmente ai collezionisti, e la versione Unlimited, pensata per i giocatori. Ebbene, a lungo andare, la LSS ha osservato una controtendenza che ha denaturato l'origine della prima edizione, portando quest'ultima a mantenere, sì, il suo valore intrinseco, ma a penalizzare la categoria di chi vuole semplicemente menare le mani nell'arena. Di conseguenza, le vendite dell'Unlimited, col passare del tempo, hanno superato di gran lunga le vendite della prima, portando l'utente a preferire di aspettare piuttosto che sgomitare per accaparrarsi la propria copia a tiratura limitata. Ciò ha spinto la casa madre a prendere una decisione in merito, ovvero, dal set Uprising, in uscita il 24 giugno, questa differenziazione cesserà di esistere e verrà commercializzato solo ed esclusivamente un singolo articolo che porterà sotto lo stesso tetto entrambe le categorie degli appassionati di Flesh and Blood. Inoltre, il tasso di rarità di ogni singola Cold Foil verrà triplicato, rendendole meno frequenti in ogni singolo box, bilanciando di rimando la frequenza di scoperta delle Rainbow Foil, che saranno più frequenti rispetto al passato. E parlando proprio di Cold Foil, da Uprising anche i token potranno avere questa finitura,
rendendo ogni segnalino prezioso a suo modo, migliorando anche l'esperienza della sbustata, dato che ogni volta che si andrà ad aprire un pacchetto, le carte in questione di solito verrebbero letteralmente ignorate. In questo modo, invece, dovrete prestare attenzione già dal primo elemento trovato, dato che potrebbe essere una cold foil che di sicuro non finirà nelle scatole delle comuni, ma nel raccoglitore, o meglio, utilizzata durante uno scontro. La seconda novità di questo primo punto è l'introduzione di un nuovo simbolo, chiamato Mezzo Diamante, nome scherzosamente assegnato alla rarità della carta, il quale nome vero sarà Marvels o Meraviglie, se volessimo assegnargli una traduzione fittizia, che verranno utilizzate in versioni alternative di carte di livello alto che arriveranno in futuro. La frequenza di scoperta di ogni singolo elemento di questa categoria varierà a seconda delle carte e a livello di rarità esse supereranno in valore le loro corrispettive controparti foil. Per il tasso percentuale di pull e per la politica di ristampe delle cold foil, come già detto, troverete tutto cliccando su un link che vi lascerò in descrizione. Ora, la terza ed ultima novità di questo primo punto è stata quella che letteralmente mi ha fatto saltare sulla sedia. Finalmente Fab arriva anche nella nostra bella penisola. Ma come, Arconte, non c'era già arrivato? Sì, ma in lingua originale. Infatti, dal 1 luglio di quest'anno potrete combattere le vostre battaglie stringendo in mano le carte azione del vostro eroe completamente tradotte in italiano. La LSS infatti ha deciso ufficialmente di allargare i propri confini portando il gioco a conoscenza di altri paesi europei, tra i quali, oltre l'Italia, ci saranno anche Germania, Francia e Spagna. Sì, va bene, ma comunque le carte passate dei set pubblicati potranno essere reperite solamente in inglese. Ed è qui che la Legend ha colpito di nuovo nel segno con un tocco da maestro. Il set History Pack 1 risponderà pienamente a questa esigenza, proponendo ai nuovi combattenti un vasto assortimento di carte provenienti dalle prime tre espansioni del gioco, Welcome to Wraith, Arcane Rising e Crucible of War, commercializzando per le nazioni entranti in primis l'edizione a tiratura limitata denominata Black Label, una sorta di prima edizione per i principianti dell'arena, per intenderci, dove potrete trovare le tipiche carte con bordo nero più una piccola sorpresa ancora non svelata, fino a quando, con l'esaurimento delle scorte, le carte cambieranno nell'aspetto diventando uguali a quelle della versione inglese che vedrà il bordo bianco, che per i giocatori di Magic the Gathering non rappresenterà una novità. Infine, la casa madre ha annunciato che in futuro, idealmente nel 2024, ci sarà la volontà di lanciare l'History Pack 2 e che questa tipologia di prodotti avrà una cadenza biennale, almeno per quanto riguarda la versione inglese, mentre per l'italiano, lo spagnolo, il francese ed il tedesco, la seconda versione di questo pacchetto potrebbe uscire più a stretto giro, quindi preparatevi perché ci aspetteranno notizie davvero interessanti. Secondo punto, le novità in arrivo sull'universo di Flesh and Blood. Attraverso una serie di bullet point, 4 per la precisione, White ha annunciato nel primo che in futuro arriveranno più lore, grazie infinite, che andranno ad approfondire la storia di alcuni personaggi che hanno lasciato il segno, come Bravo, tornato con Everfest, e Dorinthea e Reinhard di ritorno con il Classic Battle. La pubblicazione di libri e romanzi che parleranno dello sviluppo delle vicende che accadranno su Wraith e prodotti che offriranno esperienze di gioco ai combattenti, proiettandoli in avventure, archi narrativi e conflitti che a primo impatto mi fanno pensare ad uno sviluppo di un GDR a tema. Nel secondo bullet hanno annunciato l'arrivo del già noto Classic Battle e lo sviluppo della modalità PvE, che vedrà il coinvolgimento di più combattenti fare fronte contro un nemico comune, un po' all'Arcanemy di Magic o alle avventure di Keyforge, per intenderci, spingendo anche il fronte social del gioco. Nel terzo punto si è riformattato lo Ultimate Pit Fight, la modalità multigiocatore di Flesh and Blood, che diverrà accessibile anche ai mazzi Blitz, essendo essa esclusiva dei Classic Constructed. Semplicemente quando fu ideata, i mazzi Blitz non erano ancora stati creati,
e annunciando, udite udite, l'arrivo del nuovo formato competitivo chiamato Commoner, che vedrà scontrarsi mazzi Blitz costruiti unicamente con carte di rarità comune. E personalmente sono felicissimo di questo nuovo aspetto del gioco, anche perché attualmente utilizzo proprio un deck che ne rispecchia appieno le caratteristiche, revisionando infine anche i vari regolamenti di gioco per adattarsi ai cambiamenti appena menzionati nel quarto ed ultimo punto. Terzo punto, le novità in arrivo sul fronte competitivo. Anche qui di novità ce ne saranno di interessanti, partendo dal fatto che le classificazioni Elo, che sono quelle graduatorie utili per accedere ai tornei superiori che prima solo Kaling e National valevano per la generazione di punti valevoli ad accedere in classifica, vedranno, oltre alle due già menzionate, anche il campionato mondiale, il Pro Tour, le Battle Hardener, la Road to Nationals ed il Pro Quest produrre punteggio estendendo a tutti i combattenti la possibilità di riuscire a partecipare ad eventi maggiori, senza esclusioni di alcun tipo. E oltre alla rimozione di questi limiti, anche la famigerata lista delle carte limitate non darà più noia, dato che il concetto di gioco in FAB è sempre stato piuttosto ferreo sotto questo punto di vista. Una carta o la si gioca o non la si gioca, in una o più copie che si voglia. Per questo il termine limitato è stato sostituito con sospeso, nella quale lista saranno presenti tutte quelle carte che non sarà possibile giocare in torneo. Per ogni elemento sospeso comunque sarà assegnato un tempo che, trascorso, potrebbe veder tornare in gioco quelle stesse carte sospese. Alcuni esempi potrebbero essere la carta Tot tornerà legale in torneo quando ci sarà un nuovo annuncio sulle carte vietate o sospese, quando tale eroe Pinco Pallino non diverrà una leggenda vivente o fino al 17 aprile del 2023. Parlando delle leggende viventi, presto porterò un video dove le tratterò più nel dettaglio, in questo caso ogni singolo eroe che entrerà all'interno di questa lista elitaria porterà con sé la sua fidata arma. In che senso, Arconte, scusami? Mettiamo caso che Dorinthea diventerà una Living Legend in futuro. Ebbene, la Dawnblade diverrà a sua volta inutilizzabile in un formato classico come Constructed, Commoner o Blitz. Ma niente paura, la LSS ha pensato infine anche a questo, dato che ha annunciato l'intenzione di trasformare queste crème de la crème, coloro che hanno la statua nel Salone degli Eroi, vicino a quella di Sir Daniel Fortescue, in un formato di gioco a sé stante, dove ogni singolo campione potrà misurarsi con altri combattenti fatti della stessa pasta. Se ancora non lo avete fatto, vi invito a leggere l'articolo pubblicato sul sito ufficiale per intero, così da comprendere appieno ogni singolo processo mentale che ha svolto il team di sviluppo per fornire all'intera community di FAB un'ennesima esperienza di gioco totalmente immersiva e piena di piacevolissime sorprese. Che cosa dire se non tanto di cappello alla Legend Story Studios? Queste novità non solo porteranno una ventata di aria fresca che esulerà dal semplice ecco a voi il classico prodotto di carte e via, ma arricchirà notevolmente ogni singolo aspetto ludico di Flesh and Blood, toccando molti aspetti interessanti come nuove lore, set, libri, magari un GDR e chissà quant'altro dalla casa madre avranno ancora in serbo per noi. Personalmente trovo tutto molto entusiasmante e non vedo l'ora di poter toccare con mano ogni singola novità, così da poterne parlare più nel dettaglio in dei video futuri che arriveranno presto qui sul canale. E voi cosa ne pensate della versione 2.0 di FAB? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video e buona Pasqua!